ritorno intatte, le formule sono due. Ovviamente non è piacevole giocare con il diacronomo, ma sarebbe meglio parlare di didattica digitale integrata. Noi abbiamo fin dall'inizio dell'anno scolastico predisposto in maniera precauzionale degli orari, per cui ora si tratta di avvisare i genitori, l'utenza, circa appunto il ripristino di questi orari della didattica a distanza, che sulla falsariga di quelli in presenza riproporranno, secondo quello che prevede l'ordinanza firmata dal governatore De Luca, questa modalità per tutto il primo ciclo di studi a partire da lunedì fino a sabato 29 gennaio. Fatte salve eventuali controdisposizioni, e leggiamo di un'intenzione del Ministero della Pubblica Istruzione di andare ad impugnare l'ordinanza del governatore De Luca, ma ovviamente per adesso è quella che dispone, e noi come dirigenti scolastici operativi nella Regione Campania ci atteniamo ad essa. Molti sindaci hanno intenzione di applicare in maniera estensiva, diciamo così, estendere l'ordinanza del governatore De Luca anche alle scuole superiori. In tal senso mi sembra la decisione del sindaco Corbino di Grottaminarda, credo, anzi sono certo che anche Frigento, per quanto riguarda la sede staccata dell'istituto linguistico, farà la stessa cosa. Ma ho informazioni aggiornatissime per quanto riguarda, diciamo, gli altri comuni del circondario Altirpino, però interpretando un po' il sentore, mi sembra di capire che molti comuni, laddove ci siano appunto condizioni di maggiore gravità per quanto riguarda la recrudescenza dell'epidemia in corso, faranno in questo modo, cioè estendendo la valenza dell'ordinanza del governatore De Luca anche al segmento successivo della secondaria di secondo grado. Da sindaco, soprattutto, qual è al momento la sua preoccupazione, considerata la velocità con la quale si sta diffondendo il virus? Abbiamo dei casi in aumento a Villamagna. In questo momento vi posso dare il numero preciso: abbiamo circa 33 casi destinati a salire, la curva in questo momento del contagio è in ascesa, 33 casi tra antigenico in corso di accertamento con molecolare e molecolare già accertato, abbiamo 33 casi, un'altra ventina di cittadini in quarantena, che su un paese di 1.000 abitanti sta per 4% della popolazione contagiata o comunque bloccata da questo virus. E la situazione è anche peggiore in altri comuni limitrofi.